Ciao, sono Silvia, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube, un canale in cui ho messo a tua disposizione oltre 160 video gratuiti per scrivere un curriculum efficace a prova di ATS, prepararti in modo da superare il tuo prossimo colloquio di selezione e non rimanere a bocca aperta con le domande più difficili del selezionatore e cominciare a utilizzare LinkedIn in modo professionale per attrarre lavoro. Se queste tematiche ti interessano, ti invito a iscriverti al mio canale e attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sui prossimi contenuti editoriali. Siamo arrivati al primo lunedì del mese e chi segue il mio canale da un po' sa che il primo lunedì è dedicato alla stesura ex novo di uno dei vostri CV. Questo mese ho scelto il curriculum che mi ha gentilmente girato l'amica Giusy, che saluto, ciao Giusy, e che so che col suo nuovo curriculum sta facendo scintille. Giusy è una ragazza giovanissima, ha iniziato a lavorare appena uscita dall'università e ha accettato la prima proposta lavorativa che le hanno offerto. Ha iniziato con un certo entusiasmo a lavorare in un settore che non ha dato la possibilità a Giusy di continuare quelle che erano le sue passioni universitarie. Giusy è laureata in economia e marketing internazionale, ha una passione per le risorse umane, ma si trova a lavorare in un'azienda che non soddisfa nulla, diciamo, di queste sue passioni. Quindi mi ha contattato dicendo: io vorrei riscrivere il mio CV. Vorrei cambiare completamente carriera, quindi vorrei cambiare completamente settore, vorrei cominciare a lavorare nel settore delle risorse umane, ma con il CV che utilizzo attualmente nessuno legge la mia storia perché non sono attraente. Silvia, aiutami. Bene, allora questo CV lo dedico a tutte quelle persone che vogliono cambiare settore professionale, vogliono reinventarsi e vogliono anche rendersi attraenti già a partire dall'invio delle proprie candidature. Vediamo insieme come scrivere un CV per cambio carriera. Dunque, questo è il CV di partenza che mi ha mandato Giusy. Ho annerito, come d'abitudine, i suoi dati sensibili, però alcune cose vediamole insieme prima di vedere come l'abbiamo trasformato. Giusy si presenta come una laureata in economia aziendale e international management, alla ricerca di esperienze lavorative che possano aiutarla a crescere sia professionalmente che nella quotidianità. Grazie all'esperienza universitaria ha acquisito ottime capacità di collaborazione e relazione con i colleghi, mentre la formazione lavorativa le ha permesso di perfezionare ulteriormente le proprie competenze. Impegno, dedizione e serietà sono le doti che la contraddistinguono e le permettono di raggiungere obiettivi prefissati. Attenzione alla grammatica e agli errori ortografici. Peccato che di questo CV, come tra poco vedremo, non si fa nessun riferimento agli obiettivi, cioè quali sono questi obiettivi per Giusy che tu hai raggiunto nelle due realtà aziendali che ti hanno accolta. Non c'è nessun riferimento, ahimè. Allora, facciamo un rapido giro delle varie informazioni che ci sono su questo curriculum a partire dalla foto che io non ho annerito integralmente per farvi vedere il classico sfondo dietro Giusy di una porta che, ripeto, non è una cosa bellissima da vedere. Altra cosa che volevo mostrarvi è come la URL del profilo LinkedIn di Giusy non sia una URL personalizzata. Come vi ho detto anche in altri video, bisogna far sparire tutti questi numeri che non servono assolutamente nulla e fare in modo che la URL del vostro profilo contenga esclusivamente il vostro nome e cognome diviso da una barretta, da un trattino. Al massimo possiamo aggiungere una parola chiave, qualcosa che vi possa contraddistinguere quando si fa ricerca all'interno della piattaforma. A livello di esperienze professionali, abbiamo detto che Giusy attualmente lavora in una società come consultant consulente per il gestionale SAP, e prima di questa esperienza ha lavorato per 10 anni come coordinatrice del team tecnico per un'importante compagnia di telecomunicazioni. Non si fa dunque nessun riferimento ad eventuali obiettivi raggiunti, nonostante sia la prima cosa che si dica sul sommario, e non si riesce neanche a capire come fare questo cambio carriera. Quindi, in realtà, quando Giusy mi ha mandato il suo CV, ho capito perché le aziende scartano il suo CV, perché non si riesce a capire,
Idee sono logico tra quello che lei fa oggi e quello che vorrebbe fare domani. Quindi vi faccio vedere come abbiamo trasformato il CV di Giusy e come scrivere un CV per cambiare carriera. Ecco dunque come si presenta il nuovo curriculum di Giusy. Al di là dell'aspetto grafico, che non è quello che adesso voglio sottolineare, che sicuramente è più caldo rispetto al CV che abbiamo visto in precedenza, abbiamo come prima cosa identificato la posizione che Giusy vorrebbe svolgere all'interno di un ufficio risorse umane. Abbiamo sottolineato il fatto che lei abbia un'esperienza decennale nella gestione delle risorse umane e in attività di coordinamento del team presso quella famosa compagnia di telecomunicazioni. Abbiamo messo in evidenza in grassetto subito il fatto che lei desidera cambiare settore professionale per sfruttare appieno la sua laurea, la passione per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e vuole lavorare su progetti e tematiche all'avanguardia. Ok, quindi vi ho fatto anche capire che se ne intende anche di tutto quello che riguarda la tecnologia. Abbiamo sistemato la URL del profilo LinkedIn aggiungendo oltre a nome e cognome e a keywords risorse umane. Abbiamo messo in evidenza nella parte di sinistra di questo curriculum vitae quelle che sono le competenze trasversali, le soft skills e le hard skills che ha Giusy, in riferimento però al settore risorse umane. Quindi abbiamo costruito un CV esclusivamente per lavorare nel settore risorse umane. La cosa interessante di questo CV, la cosa che voglio sottolineare, voglio leggere insieme a te, è la descrizione delle mansioni che Giusy svolge nella sua attuale azienda, quella che vuole lasciare. C'è una prima descrizione di quelle che sono le mansioni dal punto di vista operativo, quindi cercare di capire che cosa svolge 8 ore al giorno Giusy all'interno della sua azienda. Poi c'è un secondo paragrafo che occupa la parte centrale del foglio, in cui c'è una descrizione di quelle che sono le sue competenze trasversali, quindi quelle competenze che se io anche cambiassi carriera e cambiassi settore professionale posso sicuramente rivendermi, proprio perché sono trasversali, quindi non fanno riferimento ad un lavoro specifico. E poi ho voluto aggiungere un terzo riferimento. Poi ti spiegherò alla fine di questo CV, quando avremo letto tutto il CV, il perché ho voluto aggiungere per entrambe le esperienze questo ultimo paragrafo in cui spiego queste competenze trasversali, quindi le capacità comunicative, le capacità di negoziare, di problem solving e di offrire soluzioni specifiche, sono spendibili anche nel settore HR e in particolare nel training, perché lei vuole occuparsi di training e formazione, dove saper comunicare in modo efficace, saper offrire soluzioni per raggiungere l'obiettivo sono veri e propri requisiti must have. Perché ho voluto scrivere questa cosa? Innanzitutto per dare l'idea a chi riceve il mio CV che io conosco il settore. Conosco il settore perché ho utilizzato un termine da addetti ai lavori. Requisiti must have di solito sono requisiti must have e requisiti nice to have, la distinzione tra l'uno e l'altro di solito vengono appresi da chi è dentro al settore, no? Ok, altrimenti si potrebbe semplicemente dire requisiti fondamentali. Invece proprio il nome tecnico è requisiti must have. Quindi io già con questo ti faccio vedere che sono dentro al settore, non ci ho lavorato, non ho alcuna esperienza, ma so di che cosa parli, quindi sono consapevole di che cosa voglio fare all'interno del settore risorse umane. E non, se questo non bastasse, so anche quali sono le competenze trasversali che servono. E quindi dico anche queste competenze che ti ho descritto sono fondamentali anche nel nostro settore, come saprai. Perché, eccetera, eccetera. Anche la descrizione della seconda esperienza è molto simile alla prima, quindi la stessa cosa. Qua ho solo aggiunto un dato numerico, perché sapete che a me piacciono i numeri, ok? Quindi coordinare un team si vede quante persone. Parliamo di un team tecnico di 5 persone. Anche qua, dal punto di vista operativo, mi occupo di che cosa? O meglio, dal punto di vista delle mie soft skill, questa esperienza è stata importante, è durata ben 10 anni perché sono cresciuta dal punto di vista personale col passare degli anni. Quindi ho fatto una gavetta e mi è stata progressivamente affidata la responsabilità del team. E
Ok, e quindi la responsabilità anche dal punto di vista economico e del budget che gli obiettivi fossero in qualche modo rispettati. Queste competenze trasversali, quindi torniamo un po' allo schema di partenza, sono spendibili anche nel settore HR e in particolare nel training, proprio nella formazione. Questo lo dico perché ci sto dentro a questo mondo, quindi c'è tutto un mondo dietro alla formazione che non riguarda soltanto il progettare ed erogare la docenza, ma tutto quello che è la rendicontazione del piano formativo e doversi muovere dentro determinati paletti, soprattutto quando le aziende vogliono fare formazione, tu hai un budget e questo budget non solo lo devi rispettare, ma come spesso dicono le aziende committenti, ci devi pure avanzare qualcosa. Ok, quindi nel training è veramente fondamentale avere conoscenze di economia e saper rispettare il budget assegnato. Dunque, questa cosa io la sottolineo su curriculum vitae di Giusy e poi sotto segue tutta la parte della formazione, attestati e certificazioni recenti. Perché questo CV sta avendo molto successo? Quindi le aziende stanno cominciando a chiamare Giusy, a interessarsi del suo profilo. In realtà Giusy è sempre la stessa, non è cambiato nulla, è cambiato solo il modo di raccontarsi. È cambiato perché si è riusciti attraverso questo CV e questo tipo di narrazione, di questo tipo di job description, si è riuscito a far capire, a ricevere il CV di Giusy, che Giusy conosce il settore delle risorse umane, anche se non ci ha mai lavorato, ma le piacerebbe tantissimo, ha competenze nel coordinamento del team e scritto nero su bianco fa anche un certo effetto, è un po' marchettara questa cosa, ma io sono marchettara, quindi diciamo che dovreste aspettarvelo da me, quando mi contattate per fare il CV aspettatevi sempre qualcosa di marchettaro, in scrivere, lo scrivere nero su bianco, queste competenze trasversali sono spendibili in quest'altro settore, cioè proprio bisogna scriverlo, perché bisogna dare l'idea al recruiter, alla persona che riceve il vostro CV, che voi non siete una persona indecisa che vuole cambiare settore lavorativo perché è indeciso su che cosa fare nella vita. Tra l'altro Giusy, qui ho coperto l'età, ma è veramente giovanissima, ma noi vogliamo cambiare settore perché sappiamo esattamente che cosa andiamo a trovare cambiando settore. Questa è la cosa fondamentale, cioè questa è la differenza tra il CV di partenza di Giusy, che diceva tutto e non diceva nulla, e il CV invece che gli ho rifatto. Bene, come vedi, non esiste la parola impossibile sul vocabolario dei candidati che seguono il lavoro che meriti. Se anche tu hai bisogno di mettere mano al tuo curriculum vitae e alla tua lettera di presentazione, desideri cambiare carriera e non sai da dove cominciare, contattami. La mia mail è ilavorochemeriti@gmail.com. Noi invece ci vediamo settimana prossima per un nuovo video su YouTube. Lascia un like, lascia un commento, fai passaparola se pensi che questo video possa essere utile a qualche tuo amico e familiare che sta attivamente cercando un nuovo lavoro. Ci vediamo alla prossima. Ciao!